Giornalismo d'inchiesta, letteratura, musica, pace e solidarietà tra le sezioni dell'undicesima edizione del Premio Pratola. Il candidato Nobel per la pace Haidar, il giornalista report Sigfrido Ranucci, il campiello Donatella di Pietrantonio tra i premiati. Un'edizione che anche quest'anno ha puntato sulle sezioni che hanno da sempre contraddistinto la manifestazione Peligna. Per me è un onore essere in questo compleanno. 10 anni, finisce un ciclo, ne inizia un altro perché poi siamo alla 11ª, quindi poi ci rivedremo ai 20. Ennio. Grande Ennio Bellucci con Pierpaolo Bellucci, che Futile e Utile, che hanno organizzato questo evento fantastico. Ma veramente fantastico, ospiti eccezionali. Non sono mancati altri importanti riconoscimenti in diversi ambiti a realtà ed aziende del territorio peligno. Questo premio è importante, è stato per me perché ho allacciato nuove amicizie, perché con l'amicizia noi possiamo abbattere i muri della diffidenza, dell'odio e della violenza. E dobbiamo essere solidali. Ecco, il premio Pratola parte con questo principio: pace e solidarietà. Un premio che ci riempie d'orgoglio perché proviene da una provincia, come ho detto anche prima, che è tosta, che sa reagire di fronte alle difficoltà, un po' come nel DNA di Report. È un premio che, ovviamente, essendo a tutta la squadra di Report, che è riuscita a raccontare il paese anche in un momento complicato, dalla pancia, nel momento in cui c'era la pandemia, in un momento che era forse il peggiore dalla storia del paese. Dal dopoguerra a oggi. Nell'anno del decennale del premio, l'associazione Futile e Utile ha voluto dare grande rilievo e spazio a personalità ed enti che nel loro ambito lavorativo sono quotidianamente impegnati verso la tutela dei fondamentali valori, quali la pace e nell'aiuto dei più deboli. Dalla prima edizione, nostra consuetudine, abbiamo voluto riproporre anche in questa edizione, che cade nel nostro decennale, perché sono 10 anni che portiamo avanti questo evento, un parterre prestigioso con ospiti importanti. Vogliamo dare un segno che noi comunque ci siamo, che non ci fermiamo anche in questo difficile momento, un segno positivo, speriamo per una ripartenza a breve termine, prima possibile. All'alba vincerò, vincerò. Siamo tamponati, quindi ci possiamo abbracciare.